Dio ci chiama a corrispondere sempre alla chiamata evangelica dell'amore, ponendo Lui al centro della nostra vita e dedicandoci al servizio dei fratelli, specialmente dei più bisognosi di sostegno e di consolazione. Lo ha detto il Papa alla Regina Coeli commentando il Vangelo del giorno, in cui Gesù, poco prima di morire, promette ai Suoi amici di non lasciarli orfani e preannuncia la venuta dello Spirito Santo. Francesco ha insistito sul mistero di comunione tra il popolo e Dio, che si realizza mediante l'amore di Gesù. Poi però ha rimarcato che vivere in comunione, amandosi sull'esempio di Cristo, non è mai un atteggiamento facile per una comunità cristiana. Spesso sopraggiungono contrasti, divisioni, invidie che lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno ci mette lo zampino e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese sono le persone spiritualmente più deboli. Quanti di loro, e voi conoscete alcuni, quanti di loro si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, perché non si sono sentite capite, perché non si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per esempio, da qualche parrocchia o comunità per l'ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito una volta per tutti. Ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare, perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno si deve imparare l'arte di amare. Il Papa ha rivolto poi un appello ai cattolici cinesi, chiedendo loro che in occasione della festa della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, sappiano rivolgere lo sguardo alla Madonna perché aiuti a discernere la volontà di Dio circa il cammino concreto della Chiesa in Cina e siano strumenti di pace e di armonia.